Allora, io saluto Daniele Castellari, che è il presidente dell'Associazione Teatro L'Attesa di Sant'Ilario. Buongiorno, buongiorno Daniele, bentornato, buongiorno. Ci ritroviamo qui in diretta Buongiorno Reggio. E saluto Giovanni Borghi, che è il responsabile del piccolo teatro in piazza di Sant'Ilario. Bella esperienza, buongiorno. Buongiorno. Intanto, perché loro, un po' in controtendenza rispetto al periodo, hanno deciso di fare una cosa molto ambiziosa. Cosa fate a Sant'Ilario? Abbiamo aperto un teatro, un teatro nuovo, dalle ceneri di un vecchio cinema, che è sempre stato il cinema parrocchiale e che quindi io avevo vissuto da bambino come diverse generazioni santilariesi. È stata l'intelligenza, direi proprio dell'oratorio di Sant'Ilario, in primis del parroco precedente Don Franco Ruffini e oggi di Don Romano Vescovi, di intuire che per i giovani, ma non solo, ci fosse bisogno a Sant'Ilario di uno spazio culturale dove trovarsi, dialogare attraverso magari una forma anche suggestiva e impegnativa come il teatro. Noi ci costituivamo, pur avendo già esperienza decennale anche col Teatro Regiono, di spettacoli teatrali, ma ci costituivamo in quel momento come associazione Teatro L'Attesa. Ed è nata l'idea, visto che la sala è proprio prospicente la piazza, di chiamarlo Piccolo Teatro in Piazza. È nato in questi mesi, ospita 206 spettatori, le tribune sono un po' come la nostra cavallerizza e quindi possono dar luogo anche a sistemazioni scenografiche diverse, che so, caffè concerti con i tavolini. Sì. Adesso abbiamo un partenariato interessante con l'Università dell'Età Libera e quindi a questo pubblico prevalentemente composto da signore che ci apre verso il paese, abbiamo proposto un TNT, Teatro e Te, cioè pomeriggi a tavolino, come se si fosse in un caffè, ma è un caffè teatrale, nel senso che offriamo loro mezz'oretta di teatro e poi la possibilità di conversare con gli attori a tavolino, grazie al fatto che poi vicino al teatro abbiamo anche il bar, c'è questa possibilità di farlo diventare davvero un luogo di incontro. Allora, questo luogo nuovo, abbiamo detto 206 posti, beh, sì, mi sembra anche un intervento insomma significativo. È stato oggetto di lavori, immagino, no? Certo. Ecco, quanto tempo... qui abbiamo il protagonista, ecco, quello che l'ha seguito ed è anche il responsabile, oltre che un attore di Teatro Giovanni, L'Attesa. Sì. In qualità di responsabile, perché questo teatro si chiama Piccolo Teatro in Piazza, proprio per sottolineare, come diceva Daniele, questo anche dialogo che si vuole incentivare, questo incontro. Ci racconta la storia di questo piccolo teatro, cioè come l'avete ristrutturato? La storia è partita una decina d'anni fa, 10-12 anni fa, perché siamo partiti nel 2000 a dire, così com'è, perché c'erano le vecchie seggiole, c'era il vecchio palco, non riusciamo a usarlo. Quindi togliamo le seggiole. Da quando abbiamo detto togliamo le seggiole, poi ha preso in mano la ristrutturazione l'architetto Borghi, mio fratello, per motivi anche personali, si è speso moltissimo in questo lavoro. In 12 anni, 10 diciamo, perché sono già 2 anni che lo usiamo, sì, è cambiato completamente. È cambiato, reso più funzionale e ci dà la possibilità di fare teatro, di fare convegni, ne abbiamo già fatti, di accogliere riunioni di tipo culturale ma anche di tipo ludico. Questa possibilità di aprirlo, quindi di nascondere le gradinate, ci dà spazi notevoli, effettivamente, di notevoli capacità di funzionalità, eccetera, no? Ma chi si è accollato le spese, scusi? Questa è la parrocchia. La parrocchia. Questo intervento è stato fatto con lungimiranza dal parroco Don Franco e proseguito da Don Romano, sì, perché riteniamo necessario una presenza culturale aperta di incontro con tutti coloro che vogliono partecipare, però soprattutto è uno strumento fatto per la parrocchia, per la sua pastorale, e anche questo aspetto di apertura è un aspetto che
la parrocchia vuole sottolineare. È un intervento, tra l'altro, notevole, come chi viene, lo viene a vedere, capisce che ci è voluto molto, molta fatica, quindi, molta attenzione, diciamo, ma anche molto denaro. Da quanto tempo lo utilizzate, quindi, questo nuovo teatro? Diciamo un anno e mezzo. Un anno e mezzo. La novità però è la stagione, proprio? Sì, ecco, questa è una ci sarà una stagione, pensate, di 10 spettacoli. Cioè, se prima, mi correggete se sbaglio, insomma, alla fine proporrevate, no, delle iniziative, certo, degli incontri, magari saltuari. Adesso invece ci sarà una vera e propria stagione teatrale, che consiste in che cosa? Sono 10 spettacoli con compagnie anche importanti, devo dire, lo dico sapendo del rischio, perché Sant'Ilario, insomma, gli spettatori vanno un po' conquistati, però l'apertura anche verso il territorio circostante, anche verso la città. Abbiamo esordito venerdì sera con un lavoro di Europa Teatri di Parma e abbiamo visto con piacere la presenza di persone anche non santilariesi, ma anche santilariesi non necessariamente legate all'ambito parrocchiale. Quindi ci teniamo molto ad aprire un discorso verso tutti, un dialogo molto laico, come deve essere poi un oratorio moderno. Soprattutto perché Sant'Ilario sta diventando un paese anche un po' difficile per i giovani. Perché? In che senso? Per problematiche legate proprio all'agio e al disagio. E questo è lo spazio dove noi proporremo corsi di formazione, di tutti i tipi, ma soprattutto teatrali. Cominceranno almeno due quest'anno, uno riservato all'età 14-19 e l'altro 19 over. Ma ci proponiamo per l'anno prossimo di andare, magari in collaborazione con le scuole, anche nella fascia inferiore, quindi i ragazzini delle medie. Perché il teatro da fare è la prospettiva migliore per il teatro da vedere. Cioè, se i ragazzi si affinano a un certo gusto facendo, diventano poi anche gli spettatori di domani. E tornando al cartellone, dicevo, abbiamo almeno 4 spettacoli di livello nazionale. Insomma, si pensi a Roberta Biaggiarelli, che viene a proporci il reportage Chernobyl, un spettacolo già di gran successo, ma anche a Calluogo d'Arte, che coproduce insieme al Teatro di Strasburgo un meraviglioso canto di Natale di Dickens con un panettone gigantesco in scena, e dopo un mese a Strasburgo verrà da noi a fine dicembre. O pensiamo al padre dei baskers europei, quel Massimo Schuster, che uscito dal Piccolo di Milano ormai sta girando i 5 continenti, spesso fuori dagli spazi tradizionali teatro, e si è inventato una cosa che si chiama western, che io non vedo l'ora di vedere. Finora ha esordito a Siena e in Francia, poi verrà da noi l'inizio di febbraio, ed è praticamente un teatrino di carta dell'Ottocento di 2 metri per 1, dentro il quale lui fa tutto, canta, balla, muove le marionette, eccetera. Per cui per noi è uno sforzo, ma è anche, come ci dicono gli addetti ai lavori, un cartellone in qualche modo impegnativo e esteticamente efficace. Dunque, Daniele Castellari mi aveva mandato una mail, sì, a stefania.bondavali@telereggio.it, se volete potete scrivermi, e io ho accolto volentieri un po' l'invito a parlare di questa cosa. Mi è piaciuto anche questa frase che ha scritto Daniele: con pochi soldi nessun aiuto, ma con giovani di buona volontà che fanno teatro essi stessi e vogliono divulgarlo. Sì. Pochi soldi, ma tanta buona volontà. Sì, pochi soldi, e non credo sia necessario esplorare questa dichiarazione, perché tutti si lamentano della crisi, compreso i nostri pochissimi sponsor, molto amici, che già sono impegnati, perché Sant'Ilario è un luogo di grande solidarietà, in iniziative sul socio assistenziale, però hanno voluto promuovere qualcosa di culturale anche con un piccolo segno, perché i soldi per la cultura, come quelli per la promozione sportiva, sono poi soldi preventivi, nel senso che dare agio alle nuove generazioni probabilmente ci farà costare meno altri servizi.
Ma al di là di questo discorso, i ragazzi ci sono già, perché il nostro direttivo è composto da due stagionati come noi, più un amministratore, più sei ragazzi sotto i 30 anni, due addirittura 18enni. E la compagnia giovane che sta nascendo già da qualche anno sotto la nostra guida, ma presto avremo anche collaborazioni professionali. Un nostro amico, diciamo, di vaglia è Giancarlo Ilari, che recita al Teatro 2 come al Lenz Teatro di Parma. E ci faremo aiutare da loro nel cercare di dare anche professionalità, perché al di là dello stare insieme, la socializzazione è, per me che vengo dalla scuola di Don Chiari, uno dei grandi benefici del teatro. Ma la competenza sia estetica, di gusto, artistica e anche direi scientifico-organizzativa ci vuole, anche per dare loro qualche contenuto e qualche possibilità in più, no, da spendere. Certo. E ormai sono una decina che ci seguono e il gruppo, direi, lo posso dire con un po' di velato ottimismo, tende ad allargarsi. Borghi, insomma, un'esperienza che vi ripaga. Sì, sì, molto. Di tutte le cose che ha detto, tendo a sottolineare proprio questo desiderio di fare teatro, farlo per noi e farlo con i ragazzi e per i ragazzi, perché è questo quello che alla fine tiene più vivo. Abbiamo un bello spazio, possiamo chiamare delle compagnie, avessimo soldi faremmo degli spettacoli stupendi, ma la cosa più importante è che per noi resti l'entusiasmo di comunicare ai ragazzi il desiderio di fare teatro. Cioè, tu quando fai teatro, e di farlo in un certo modo, perché lo si può fare dicendo delle battute, facendo delle cose così in modo un po' superficiale, ma il teatro ha bisogno ed ha soprattutto questo. Hai soddisfazione quando tu fai un bel lavoro, e per fare un bel lavoro occorre lavorare molto, con molta serietà, con molta fatica, e non è facile, perché nel teatro, se qualcuno l'ha fatto, lo sa, provi una volta, due volte, tre volte, 50 volte, la stessa scena, non viene, è deprimente. A volte è deprimente, no? Certo. Però a volte se hai un buon maestro che ti guida e che ti fa capire che ce la puoi fare, che quella è la strada, allora anche il ragazzo si sente liberato da dei pesi e va a trovare quello che effettivamente ha dentro e lo porta fuori. Questo per noi è la cosa più importante, ecco. Complimenti per questa esperienza. Il primo appuntamento dunque quando sarà? Allora, il prossimo, noi abbiamo cominciato venerdì. Sì. E il prossimo sarà il 25 novembre. Abbiamo Django Fingers in concerto, perché dimenticavo di dire, abbiamo anche tre appuntamenti musicali. Sì. Questo di jazz è un po' particolare, penso richiamerà un certo pubblico sia esperto del genere, ma anche un pubblico curioso, perché sono, a quanto mi dicono, io ho sentito soltanto registrazioni, ma quanto ci dicono i nostri due giovani esperti di musica, sì, sono un gruppo molto efficace sul piano comunicativo, e quindi ci aspettiamo una bella serata. In bocca al lupo per questa esperienza, sia per la stagione ma anche per tutto ciò che sta dietro, insomma, questo teatro. Grazie mille per essere stati insieme a noi. Ho la pubblicità, poi torno per parlarvi di sport e per capire come è andata la domenica sportiva. Tra un minuto torno, tra poco.